tradizione. Innovazione. In via Montegrappa, Alessandria. Ben ritrovati con la nostra informazione. In apertura di telegiornale torniamo ad occuparci dei disordini collegati alla manifestazione inaugurale di Expo Milano 2015. Restano in carcere gli arrestati bloccati venerdì scorso durante il corteo, tra di loro un elettricista originario di Vignole Borbera, Pasquale Davide, di 32 anni. Il servizio di Ketty Porcentu. Il GIP di Milano, Donatella Banci Buonamici, ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare in carcere per le 5 persone fermate venerdì scorso durante le devastazioni nel corteo No Expo. Il giudice ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del PM Piero Basilone, disponendo il carcere per i 5 accusati di resistenza pubblico ufficiale aggravata dall'uso di oggetti atti ad offendere e dal numero di persone. Tra gli arrestati, Pasquale Davide, 32 anni, elettricista di Vignole Borbera, incensurato. Oggi a suo carico e nei confronti delle altre 4 persone coinvolte nei disordini milanesi, si è svolta l'udienza di convalida nel carcere milanese di San Vittore, dove gli arrestati sono detenuti dal 1 maggio. Dalle prime informazioni, il vignolese non apparterrebbe a nessuno dei movimenti che operano in provincia e sembra che negli scontri del giorno di apertura di Expo 2015 abbia avuto un ruolo secondario. Con lui, sottoposti a interrogatorio, ci sono anche 2 donne, una di origine tedesca di 42 anni, con precedenti per furto e droga, e una milanese di 33 anni, già accusata per resistenza a pubblico ufficiale, e poi un 23enne di Rozzano, in provincia di Milano, che lavora come commesso, e un lodigiano 27enne, anche lui incensurato. Intanto non si fermano le indagini per arrestare i responsabili della guerriglia urbana che ha incendiato 50 autovetture e frantumato 30 vetrine. Ieri a Genova la Digos ha arrestato 5 francesi sorpresi da una volante a danneggiare alcune auto. Seguiti dalla polizia, si sono asserragliati in un'abitazione di Salita San Nicolosio, nel centro storico della città. All'interno i poliziotti hanno sequestrato tute nere, maschere e cartine stradali della città di Milano, oltre che bombolette spray, bulloni, striscioni di protesta anti-Expo e gli scontrini per il pedaggio autostradale risalenti alla giornata del 1 maggio. Si sospetta che i 5, 4 uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 25 anni abbiano partecipato agli scontri e gli atti sono stati trasmessi dal sostituto procuratore di Genova, Federico Manotti, alla Procura di Milano. E sempre nel capoluogo lombardo, il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli ha ordinato il prelievo coatto del DNA su 14 cittadini greci denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale aggravato. Gli inquirenti stanno infatti cercando, oltre che dalle immagini filmate, di risalire agli autori degli scontri tramite il DNA che sarà prelevato dagli indumenti lasciati cadere a terra dopo le devastazioni milanesi, quando gli antagonisti, nascondendosi nelle nubi dei fumogeni, si sono tolti i loro abiti neri per poi confondersi tra la folla e far perdere le proprie tracce. Intanto è stato individuato il piromane che ha dato fuoco ad una serie di vetture nei pressi della piscina comunale di Alessandria, vicino al Ponte Tiziano e a Lungo Tanaro. Il vandalo è un 31enne con precedenti di polizia e abiterebbe nei dintorni. L'uomo avrebbe dato fuoco alle auto per vendicarsi di un cittadino albanese, inquilino della mamma della fidanzata, che doveva ancora versare 1.700 euro. Sono stati i carabinieri e dell'aliquota radiomobile della compagnia di Alessandria ad identificarlo. Il giovane uomo è stato portato in caserma e alla presenza del suo avvocato ha confessato di essere l'autore degli incendi della notte, riferendo ad aver agito dopo aver abusato di alcolici e ad aver incendiato i mezzi utilizzando un accendino di cui poi si era disfatto.
Altre notizie: ha omesso di dichiarare ricavi per 3 milioni e 600 mila euro. Protagonista un orafo valenzano che tra il 2010 e il 2013 ha venduto le sue creazioni anche a famose griff della gioielleria senza dichiarare nessun ricavo al fisco. Le Fiamme Gialle, che negli atti non hanno trovato alcuna registrazione dell'azienda, che quindi risulta del tutto sconosciuta, gli contestano anche l'evasione di 510 mila euro di IVA. L'imprenditore dovrà anche rispondere alla direzione provinciale del lavoro per aver impiegato per diversi anni due lavoratori sprovvisti del contratto di lavoro. Quattro bidelli di Bistagno accusati di truffa perché uscivano durante l'orario scolastico per commissioni. È però emerso che le facevano per conto della scuola. Sentiamo Emma Camagna. Quando venne alla luce, la vicenda suscitò stupore. Quattro bidelli, considerati collaboratori scolastici nel senso più pieno della parola, proprio perché svolgono varie occupazioni, furono incriminati per truffa, essendo usciti da scuola durante l'orario di lavoro per fare commissioni personali, truffette dai 30 ai 140 euro. Sono sotto processo, ma al dibattimento è emerso un quadro diverso da quello descritto dal capo d'imputazione. I quattro sono Antonietta Colombo, Sergio Ferraris, Alessandria Spiota e Antonio Cristofalo, occupati nel complesso scolastico di Bistagno, dove si trovano materne, elementari e medie. È emerso che in realtà uscivano, sì, magari per andare dall'elettricista o in cartoleria o dal ferramenta, ma per commissioni riguardanti la scuola. Lo hanno spiegato insegnanti, dirigenti e funzionari del comune. Una prassi collaborativa quasi di tipo familiare, naturale per la collettività di Bistagno in un momento particolare in cui i tagli nella scuola sono all'ordine del giorno. Lì invece la scuola è cresciuta e negli ultimi anni si sono incrementati gli iscritti. Il processo comunque va avanti, si torna in aula a novembre. La politica, la giunta comunale di Alessandria ha adottato il rendiconto 2014 che inizia domani l'iter di approvazione in commissione bilancio e in consiglio comunale. Complessivamente, commenta l'assessore alla programmazione finanziaria Giorgio Abbonante, a meno di 3 anni dall'inizio di questo difficile mandato amministrativo, possiamo dire, dati alla mano, di essere a buon punto sulla strada del risanamento dei conti dell'ente e siamo consapevoli dei sacrifici che i cittadini stanno sopportando, spesso senza un adeguato riscontro in termini di servizi erogati dal sistema comune nel suo complesso. Restano problemi da risolvere per la parte finanziaria, rappresentati da ancora una forte distanza tra le somme accertate e quelle realmente riscosse, problema per il quale è prevista a breve una modifica del modello di riscossione, cui stanno lavorando dirigenti e funzionari. Ora resta la problematica delle assurde sanzioni del mancato rispetto del patto di stabilità 2012, ha affermato ancora l'assessore Abbonante, alle quali si aggiunge il taglio previsto sul fondo di solidarietà 2015. Se non verranno eliminate le sanzioni o non ci permetteranno di spalmarle su più annualità, ha detto ancora, la redazione del bilancio 2015 diventerà un esercizio quasi impossibile. Restiamo ad Alessandria con bande musicali e majorette che hanno animato ieri i festeggiamenti per gli 847 anni della città. Sotto Palazzo Rosso il momento istituzionale con la lettura della celebrativa fondazione del capoluogo di provincia. Sentiamo. Quota 847. Sono questi gli anni trascorsi dalla fondazione di Alessandria, che ha festeggiato il suo altisonante compleanno con una giornata all'insegna della spensieratezza e della musica, senza dimenticare la consapevolezza e la valorizzazione della memoria delle proprie radici storiche. E così quella di ieri è stata una domenica di autentica festa per l'intera cittadinanza. Si è partiti alle 15 con la Santa Messa in cattedrale, celebrata dal vescovo Guido Gallese al cospetto delle autorità locali. Poi l'atmosfera si è fatta più briosa per le vie della città, con il corteo delle bande musicali invitate per l'occasione e il percorso verso Piazza della Libertà.
4 le formazioni coinvolte per il solenne appuntamento: la fanfara della sezione Fanti di Torino, la banda musicale La Filarmonica di Ocimiano, il corpo musicale Pompieri di Magenta e la banda civica orchestra di fiati Cantone di Alessandria. Gli interpreti hanno reso omaggio alla città e alla sua storia, per poi lasciare spazio al momento istituzionale, con il saluto del presidente del Consiglio Comunale Enrico Mazzoni e del sindaco Rita Rossa, seguiti dalla lettura celebrativa sulla fondazione della città, tratta dalle cronache dell'epoca, a cura di Ugo Boccassi. Il lungo e colorato corteo ha visto il coinvolgimento delle majorette provenienti dal torinese che, insieme alle bande musicali, hanno regalato al pubblico presente una performance di altissimo livello. Autorità e associazioni combattentistiche hanno infine reso omaggio ai caduti delle guerre. La cerimonia si è conclusa con il gran concerto finale di tutte le bande musicali intervenute. Ed è positivo il risultato dei primi 2 giorni di apertura del Marengo Museum di Spinetta. Lo scorso fine settimana hanno visitato la struttura 164 persone, molte delle quali provenienti da fuori città. Un successo di pubblico che si è verificato grazie all'impegno di tutti coloro che hanno lavorato con convinzione per riaprire il Marengo Museum, ha commentato l'assessore ai beni e politiche culturali Vittoria Oneto. Voglio ringraziare in particolare i funzionari della provincia d'Alessandria per l'impegno profuso. Come comitato di valorizzazione, insieme a Giovanni Barosini e Pierangelo Taverna, ha detto ancora, siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti ad aprire nella data stabilita e speriamo che in futuro questa importante realtà abbia la risonanza che merita. Ed è conto alla rovescia a Novi Ligure, dove a partire da lunedì prossimo scatterà la nuova ZTL. Ce ne parla Enrico Maria. Da lunedì prossimo a Novi Ligure entrerà in funzione la nuova regolamentazione della zona traffico limitato nel centro storico, che prevede un ampliamento dell'orario per il libero transito dei veicoli. Attraverso i varchi elettronici posti in via Roma e via Durazzo si potrà transitare tutti i giorni dalle 7.30 alle 17. In questa fascia oraria sarà consentita la sosta breve per massimo 30 minuti. La chiusura del traffico, eccetto per residenti e aventi diritto, scatterà invece dalle 17 fino alle 7.30 del giorno dopo. Saranno rivisti gli stalli di sosta breve, alcuni verranno eliminati per consentire un progetto armonico dell'arredo urbano, ma ne saranno definiti altri per cui il numero rimarrà invariato. Nei prossimi giorni verranno fornite informazioni più dettagliate. Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni dei commercianti si erano incontrati per discutere il tema. Analizzando la questione del commercio sin dal suo insediamento, la giunta guidata dal sindaco Rocchino Muliere ha sempre affermato che non si può affrontare senza un piano di rilancio commerciale a lungo termine, formato da proposte concrete per aiutare i commercianti nell'immediato, ma guardando al futuro. Tra queste la rivisitazione della zona traffico limitato in seguito a un approfondito confronto con residenti e gestori delle attività commerciali di via Roma. Ed è sempre il sindaco ad auspicare che gli operatori del centro, attraverso nuovi insediamenti, sentano la necessità di offrire un accoglimento serale non soltanto nei venerdì di luglio, e ritiene altresì utile condividere con le associazioni una politica di sviluppo dei mercati che rappresentano di per sé un volano anche per il commercio fisso. La Caritas di Acquiterme da sempre in aiuto alle persone in difficoltà. Bruno Mattana. Anche Acquiterme ha il problema dell'emergenza abitativa. Aspetto umano a parte, afferma il sindaco Enrico Berteo, da noi il problema dell'emergenza è già abbastanza grave. Di alloggi non ce ne sono proprio più. In tale contesto una valvola di sfogo riesce ancora ad offrire la Caritas diocesana nell'ambito del complesso assistenziale dell'ex RICRE, che ha allestito alcuni edifici che affrontano il problema della casa per chi non ce l'ha o per quanti hanno difficoltà a sostenere il costo degli affitti. Sull'argomento sentiamo il direttore della Caritas diocesana, Monsignor Giovanni Pistone. Qui c'è anche una costruzione, una palazzina molto bella che è destinata all'ospitalità, è così, no? È bella piena, no? Mi pare. Esatto, diciamo è una triplice struttura. Una parte è per diciamo soggiorni veloci, gente che non sa dove andare, eccetera. E la seconda per alloggi, per chi veramente non può dare affitti grandi, quindi paga poco,
Poi c'è invece una terza struttura che è la più, diciamo, appariscente, se vogliamo dirlo, dove c'è degli alloggi che lì sono a pagamento, anche se gli affitti di questi alloggi non sono quelli esosi, però chi viene lì deve pagare e questo serve per le spese, per tutto. Abbiamo poi la sede anche della Banca Alimentare, c'è il centro d'ascolto, c'è il centro per la vita, abbiamo due case d'Arzello, quelle sono proprio gestite dalla Caritas, lì abbiamo famiglie e abbiamo anche persone sole, purtroppo sono tutte occupate, anche sovente vengono da noi a chiedere soggiorno, ce lo richiedono i sindaci, ce lo richiedono gli assistenti sociali, ma noi possiamo fare quel che possiamo. La struttura è stata intitolata a San Giuseppe Marello, certamente abbiamo la sua protezione. Un viaggio tra la quotidianità dei malati mentali è possibile ad Alessandria. Sentiamo. Del museo. È stato inaugurato e a breve sarà aperto al pubblico il museo dell'ospedale psichiatrico di Alessandria, allestito nelle sale al secondo piano della sede ASL in Spalto Marengo 35. La raccolta è stata catalogata e resa fruibile grazie all'iniziativa dell'azienda sanitaria locale e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Sono state predisposte tre sale. Nella prima sono esposti utensili, strumenti, manufatti appartenenti alla vita quotidiana degli internati in ospedale psichiatrico. Nelle altre due si è cercato di ricostruire il museo craniologico dell'ospedale psichiatrico di Alessandria. Esso nacque a seguito della politica di decentramento verso le province effettuata dal governo centrale sabaudo nella seconda metà del Settecento. Infatti l'ospedale dei Pazzerelli, sorto in Torino nel 1728, con l'intenzione di raccogliere i casi più gravi da tutte le province del Regno, a causa del repentino aumento dei ricoveri, ben presto non fu più in grado di soddisfare le richieste. Pertanto, qualche anno più tardi, anche in Alessandria, sorse un nuovo ricovero per i mentecatti. L'ospedale San Giacomo di Alessandria, dalla fusione operata in data 11 marzo 1778 delle due preesistenti istituzioni ospedaliere alessandrine, l'ospedale di San Giacomo d'Alto Passo e l'ospedale dei Pazzerelli. L'ente, tra alterne vicende, ebbe vita autonoma fino al 1978, a seguito della legge Basaglia, anno in cui passò all'unità sanitaria locale numero 70 di Alessandria come ambulatorio di igiene mentale, ma solo il 24 dicembre 1980 l'ospedale cessò definitivamente l'attività. Durante la sua lunga esistenza, l'ospedale divenne un vero e proprio laboratorio di sperimentazione delle teorie mediche susseguitesi nel tempo. A testimonianza di ciò rimane, oltre all'archivio, un'importantissima raccolta museale. Ennesima storia di disagi tra buche e allagamenti. Tre minuti con Maurizio Silvestri. Allora, questi tre minuti oggi li dedichiamo a Ventolina e precisamente nella sorgente di Ventolina, dove la gente viene qua e tiene i piedi a bagno e dicono che fa passare l'altrosi, è vero? Questa... facciamo anche i fanghi. Allora, noi ci scherziamo, però questa qui è la strada che collega a Ventolina, è vero? È vero, verissimo. Per noi, per andare in Alessandria, dobbiamo per forza passare di qua. Io addirittura ho una macchina con due persone. Quando mia moglie usa la macchina, io devo stare a casa perché in bicicletta non si può passare, a piedi non si può passare. Ma che vita è questa? Allora, avevamo già fatto vedere dei filmati che vi fa vedere adesso Fabrizio. E beh, questi filmati è cambiato pochissimo. L'acqua è scesa, però qui ce n'abbiamo ancora. Ma certo che ce n'abbiamo ancora, a parte qui, l'acqua. Alla fine di luglio l'acqua qui. E abbiamo 5 mesi senza acqua e 7 mesi d'acqua in questo posto. Fredda. È una cosa... Allora, hanno detto, per chiudere i buchi, cos'è che hanno fatto per chiudere sti buchi che sono pazzeschi? Hanno messo della ghiaia da muratore qui, non hanno messo tutto rotame da muratore che è stato in esopio, cioè buttato lì e basta. E non è servito a nulla perché i buchi ci sono. E poi passando le macchine, automaticamente si sbriciolava e è andato via, è andato tutto lì sotto. Qui siamo proprio sotto la galleria, laggiù abbiamo una griglia che dovrebbe servire per scaricare l'acqua. Pensate che ci sono due pompe che funzionano continuamente 24 ore su 24 per riuscire a tirare via l'acqua, però vedete, questa è la situazione sotto la galleria. Stanno attraversando loro con gli stivali, io qua sono già pieno, però
veramente una cosa impressionante. Guardate il movimento delle auto, che giro devono fare per riuscire a evitare i buchi, vedete? Devono spostarsi dalla parte destra per riuscire a passare, perché qui è completamente inagibile. È quello ancora peggio. Qui è l'ingresso, diciamo, della galleria. Vedete quello che hanno detto loro? Questi qua sono, diciamo, esatto, per riempire i buchi, sono gli scarti, diciamo, di scavi da muratori, ecco qui. E questo è il piccolo, è il buco piccolino per l'ingresso. Adesso è passata una macchina prima, avete visto che fatica. Come possiamo concludere questo? Riusciamo a realizzare qualcosa? Perché pensate che è una storia che, che è già da? Ma 25 anni. Ma qui se non si risolve, quando non c'è più acqua, e non si risolve niente. Poi quando riescono a mettere un po' di catara, l'altro giorno c'era un buco che era profondo 18 cm, ho misurato io, hanno messo una palettata di catrame, la prima macchina che sì, dura passata, pochissimo, no, è andato a essere profondo perché non lo schiacciano. Allora noi qua da Ventolina vi salutiamo, ma rimarremo sempre in contatto con loro, con la speranza che venga fatta qualche cosa. Ci vediamo nei prossimi 3 minuti, grazie. La pagina sportiva: nel campionato di Serie D, il Dertona conclude una stagione da dimenticare con l'ennesima sconfitta che decreta anche la retrocessione matematica. I Leoncelli perdono 2-0 con il Rapallo Bogliasco, il prossimo anno dovranno ripartire dall'eccellenza. La Novese invece dovrà attendere l'ultima giornata per la certezza della salvezza. Nell'ultimo turno i biancocelesti hanno pareggiato 0-0 con il Borgo Sesia, un punto anche per l'Acqui e 1-1 contro il Bra. Nel servizio che vedremo tra poco, curato da Gianluca Ardiani, ci occuperemo invece di Lega Pro con l'Alessandria che dopo il pareggio a reti bianche contro il Renate dovrà ora ottenere 3 punti nella sfida di domenica prossima al Venezia per avere la certezza di disputare i play-off di promozione. Il servizio, poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.